presentiamo la celebrazione di questo matrimonio, sicuramente destinato a durare nel tempo, Musica Insieme da un lato, che è una delle più importanti realtà culturali del nostro territorio, che si allarga e si espande anche verso i territori, diciamo così, della nostra area metropolitana, provincia di Bologna, e Varignana Resort e Spa, che è una delle, diciamo così, realtà economiche che di recente ha deciso appunto di investire in maniera significativa anch'essa sul nostro territorio, che presentano appunto questo grande festival dedicato alla classica, e che rappresenta certamente una novità significativa nel panorama bolognese. Trovare una nuova disponibilità che nasce localmente, che magari può diventare di richiamo per un territorio ampio come la regione, la città metropolitana, la provincia e la regione, io credo che sia, visti i nomi, visto il libretto, è qualcosa di assolutamente straordinario. Il Palazzo di Varignana, due parole, è una struttura congressuale, un resort storico sulle colline di tra Bologna e Castel San Pietro. Abbiamo inaugurato nell'ottobre 2013, era una struttura destinata a cadere, abbandonata, quindi abbiamo fatto questo interventivo progetto 8 anni fa. Perché pensiamo che questa iniziativa, che è molto ardita, penso che sia così, è molto impegnativa, perché possiamo di potercela fare? Innanzitutto perché possiamo contare su Musica Insieme e su tutto ciò che l'amico Bruno Borsari ha costruito in questi 30 anni. La struttura storica del resort ben si presta per abbinare la storia con il relax di una bellissima collina sulle colline di Castel San Pietro. La terza ragione è che sono molto grato di avere il supporto delle autorità su questa iniziativa che, come si dice, è eccezionale, è stato detto, ma per noi deve essere l'inizio di qualcosa che vogliamo che continui nel tempo. Da 12 anni Musica Insieme porta, grazie alla provincia di Bologna, circa 300 abbonati del territorio ai concerti di Musica Insieme. Una delle linee più frequentate, più assidue e soprattutto, devo dirlo, anche con più competenza, è quella che si è costruita nell'asse Castel San Pietro Bologna. C'è questo fil rouge che continua appunto con Varignana Music Festival. Sono 6 i concerti che costituiranno la prima edizione. Il primo vedrà Misha Maeski, che naturalmente tutto il mondo conosce, è uno dei artisti più importanti, un violoncellista di straordinario valore, accompagnato dalla figlia che in questi ultimi anni è diventata un po' il pianista accompagnatore di Misha. Alexander Romanowski. Io ho pensato di invitare Alexander per due motivi. Uno, il valore assoluto che sta confermando in tutta Europa, in tutto il mondo. In questi giorni a Mosca, è stato a New York, calchi palcoscenici più prestigiosi. Un nuovo violinista che in Italia non è molto noto, ma che in Europa in particolare sta ottenendo successi straordinari. Ayazian è un armeno, suona con celebri solisti, accompagna le orchestre più prestigiose. Come quartetto abbiamo pensato ad un quartetto storico che venne a Bologna 18-19 anni fa. È uno dei quartetti più longevi della storia del quartettismo europeo, lo Janacek. È la storia del quartetto, signori. Al clarinetto Anton Dresler, ragazzo che anche questo si sta formando una carriera eccezionale.